La bibliothèque italienne vous présente. Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. Il ricetto continuava a starsene disteso, senza dar retta ai nuovi venuti, ammusato, sul fondo allagato della barca, con la testa appena fuori dal bordo, e continuava sempre a far finta di essere al largo, fuori dalla vista della terraferma. «Eccoli, pirata!» gridava con le mani a imbuto sulla sua vecchia faccia di ladro uno dei trasteverini, in piedi, in pizzo alla barca. Gli altri continuavano scatenati a cantare. A un tratto il ricetto si rivoltò su un gomito per osservare meglio qualcosa che aveva attratto la sua attenzione sul pelo dell'acqua presso la riva, quasi sotto le arcate di Ponte Sisto. Non riusciva a capir bene che fosse. L'acqua tremolava in quel punto, facendo tanti piccoli cerchi come se fosse sciacquata da una mano. E difatti nel centro vi si scorgeva come un piccolo straccio nero. «Che è?» disse allora alzandosi in piedi il ricetto. Tutti guardarono da quella parte, nello specchio d'acqua quasi ferma, sotto l'ultima arcata. «È una rondine, vaffan», disse Marcello. Ce n'erano tante di rondinelle, che volavano rasente i muraglioni, sotto gli archi del ponte, sul fiume aperto, sfiorando l'acqua con il petto. La corrente aveva ritrascinato un poco la barca indietro e si vide infatti che era proprio una rondinella che stava affogando. Sbatteva le ali, zompava. Il ricetto era in ginocchioni sull'orlo della barca, tutto proteso in avanti. «Ah, stronzo, non vedi che ce fai rovescià?» gli disse Agnolo. «Ah, vedi!» gridava il ricetto. «Affoga!» Quello dei trasteverini che remava restò coi remi alzati sull'acqua e la corrente spingeva piano la barca indietro verso il punto dove la rondine si stava sbattendo. Però dopo un po' perdette la pazienza e ricominciò a remare. «Au, amoro!» gli gridò il ricetto puntandogli contro la mano. «Chi t'ha detto di remà?» L'altro fece schioccare la lingua con disprezzo e il più grosso disse «Che te frega!» Il ricetto guardò verso la rondine che si agitava ancora a scatti facendo frullare di botto le ali. Poi senza dir niente si buttò in acqua e cominciò a nuotare verso di lei. Gli altri si misero a gridargli dietro e a ridere, ma quello dei remi continuava a remare controcorrente dalla parte opposta. Il ricetto si allontanava, trascinato forte dall'acqua. Lo videro che rimpiccioliva, che arrivava abbracciato fin vicino alla rondine, lo specchio d'acqua stagnante, e che tentava di acchiapparla. «A ricetto!» gridava Marcello con quanto fiato aveva in gola. «Perché non la vi?» Il ricetto dovette sentirlo, perché si udì appena la sua voce che gridava «Me puncica! L'immortacci tua!» gridò ridendo Marcello. Il ricetto cercava di acchiappare la rondine che gli scappava sbattendo le ali e tutti e due ormai erano trascinati verso il pilone dalla corrente che lì sotto si faceva forte e piena di mulinelli. «A ricetto!» gridarono i compagni della barca «E lassa la perde!» Ma in quel momento il ricetto si era deciso ad acchiapparla e nuotava con una mano verso la riva. «Torniamo indietro, dai!» disse Marcello a quello che remava. Girarono. Il ricetto li aspettava seduto sull'erba sporca della riva, con la rondine tra le mani. «E che l'ha salvata a fargli?» disse Marcello. «Era così bello vederla che se moriva!» Il ricetto non gli rispose subito. «È tutta fragica», disse dopo un po'. «Aspettiamo che si asciughi». Ci volle poco perché si asciugasse. Dopo 5 minuti era là che rivolava tra le compagne, sopra il Tevere, e il ricetto ormai non la distingueva più dalle altre. C'était un extrait en langue originelle. Par la bibliothèque italienne.